19 attività di ricerca saranno sistemati nella nuova ala che sorgerà in 2 anni alla Neuromed di Pozzilli. Ieri sera la posa della prima pietra. Federica De Vizia. È stata posta la prima pietra della nuova ala ospedaliera del Neuromed di Pozzilli durante la cerimonia che si è tenuta alla presenza di autorità politiche, tra cui l'europarlamentare Aldo Patriciello, il presidente della regione Michele Iorio e Ciriaco De Mita, presente anche il rettore della Sapienza Luigi Frati. Nei prossimi 18 mesi si lavorerà per la realizzazione di 4 nuovi piani nel rispetto dei criteri ambientali su una superficie di circa 11.000 metri quadrati per un valore di 20 milioni di euro. Un progetto che prevede, oltre all'ampliamento di attività già esistenti in ambienti più umanizzati, anche l'arricchimento dell'offerta sanitaria tramite nuovi centri ad alta specializzazione, tra cui un centro per la medicina del sonno, un centro per lo studio e la cura del piede diabetico, un centro sul coma per lo studio dei disturbi cognitivi e della coscienza, un centro di diagnostica genetico-molecolare per l'esplorazione del genoma e dell'epigenoma in oncologia, un laboratorio di analisi biomeccanica multifattoriale. L'investimento si inserisce nel più ampio contesto del contratto di sviluppo Hospital and Health Service, servizi avanzati di diagnostica e oncogenomica, presentato al Ministero dello Sviluppo Economico in partenariato con altre 2 cliniche convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale presenti in Campania, che usufruiranno di finanziamenti mirati ai fini di creare una rete interregionale di eccellenza attraverso attività diversificate. Si prospettano nuovi scenari occupazionali nel campo medico, paramedico, assistenziale e manutentivo. Una scelta coraggiosa in un momento non facile di tagli per la spesa sanitaria, al quale l'azienda risponde che il numero dei posti letto non varierà e le nuove prestazioni ambulatoriali, qualora ce ne fosse il fabbisogno regionale, saranno accreditate e la scienza non si può fermare davanti alla crisi, soprattutto se si tratta di malattie neurodegenerative.